Nella tradizione yoga indiana c'è una parola che indica un certo tipo di pratica che deve essere in qualche modo connesso con le pratiche meditative, con le pratiche yoga e quant'altro. Ed è la parola seva. Seva vuol dire servizio. L'idea è che, come d'altronde dirà anche il buddismo, lo sviluppo della saggezza porti con sé inevitabilmente anche lo sviluppo della compassione. E la compassione non è solo una dimensione interiore, la compassione deve diventare anche azione, deve diventare un agito in servizio, aiuto degli altri. Seva, nella tradizione indiana, è proprio il porsi al servizio degli altri, di chi è più debole, di chi ha più bisogno, della propria comunità e quant'altro. L'idea che dobbiamo sviluppare uno spirito di servizio nei confronti del prossimo, che c'è anche nel cristianesimo. Pensate alla parabola buon samaritano, è un punto fondamentale, soprattutto credo in questo periodo di grande narcisismo e individualismo, qua nel mondo occidentale. Individualismo che anche in ambito spirituale ci porta a pensare che la spiritualità sia tutta una faccenda interiore, personale, un perfezionare, tra virgolette, se stessi, un trovare una maggiore pace in se stessi e così via. Quello è un aspetto, ma se ci fermiamo solo a questo aspetto puramente autoreferenziale, finiamo per entrare in una sorta di materialismo spirituale, di un'ottica di utilizzazione delle pratiche spirituali a fini puramente egoici ed egoistici. Il mio ego vuole stare meglio, io voglio stare meglio, faccio determinate cose per stare meglio. E, per dirla in modo un po' brutale, nel resto del mondo che ci frega? Non è così. La vera pratica spirituale è sviluppare anche spirito di servizio, è anche sviluppare una apertura nei confronti dell'altro, una tensione empatica nei confronti della sofferenza anche altrui, perché, come dirà poi la tradizione Mahayana del buddismo, non c'è salvezza, non c'è nirvana, non c'è pace definitiva, se non quando tutti gli esseri hanno raggiunto quella pace. E quindi non posso pensare di raggiungere la pace e la realizzazione da solo. Nessun uomo un uggiola, diceva Thomas Merton tanti anni fa, in un suo splendido libro. No, nessuno di noi è un'isola, non siamo soli con noi stessi. Siamo in relazione continua con tutto ciò che ci circonda e quindi inevitabilmente ne siamo influenzati nel bene e nel male. Quindi il nostro cammino spirituale è correlato anche con gli altri. Quindi è fondamentale che impariamo a sviluppare anche un senso di servizio. Qualcuno dobbiamo pur servire. Come dice la canzone di Bob Dylan, You've got to serve somebody, tradotto. Tradotta e reinterpretata anche da De Gregori, col titolo Servire qualcuno. Noi dobbiamo servire qualcuno, dobbiamo essere comunque aperti alla relazione e all'aiuto nei confronti degli altri.
non c'è via di uscita. Poi possiamo pensarlo come vogliamo, possiamo pensare che noi siamo troppo belli, troppo bravi, troppo furbi, troppo intelligenti, eccetera, ma qualunque cosa siamo, qualunque cosa pensiamo di essere, dobbiamo alla fine aiutare, servire qualcuno. E questo, secondo me, è qualcosa su cui dobbiamo riflettere nella nostra società. Se ognuno di noi avesse un minimo di spirito di servizio, anche solo per aiutare la vicina di casa anziana a portare la spazzatura fino al bidone, il mondo sarebbe forse assolutamente migliore e più vivibile. Fare il diplomatico in Francia o in Spagna, puoi vivere per il gioco o vivere per la danza, puoi essere il peso massimo più forte che ci sia, puoi essere una gran signora in un abito di sartoria, ma devi sempre servire qualcuno, devi sempre servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Puoi essere un cantante, puoi essere una pop star, puoi avere soldi e droghe, avere donne e volontà. Puoi essere un ladrone, puoi essere un senatore, e possono chiamarti capo. O possono chiamarti dottore, ma devi sempre servire qualcuno. Devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Puoi essere un soldato, puoi essere un pirata. Puoi essere il proprietario di una TV privata, puoi essere ricchissimo o vivere in povertà, puoi andartene in un altro continente sotto un'altra identità, ma devi sempre servire qualcuno. Devi sempre servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio. Ma devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Puoi essere un politico che prende le tangenti. Puoi essere uno stupido che vive di espedienti. Puoi essere un barbiere. Puoi essere un rabdomante. Puoi essere un'ereditiera. Puoi essere un passante, ma devi sempre servire qualcuno. Devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Puoi vestirti di seta, puoi vestirti di cotone. Ti può piacere il whisky o il succo di limone. E può piacerti il pane, può piacerti il caviale. Puoi dormire in un albergo di lusso o in una casa circondariale, ma devi sempre servire qualcuno. Devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Forse sarà il diavolo, forse sarà Dio, ma devi sempre servire qualcuno. Servire qualcuno. Puoi chiamarmi Ferdi, puoi chiamarmi Vale. Puoi chiamarmi Fede, puoi chiamarmi Ale, puoi chiamarmi Ciccio, puoi chiamarmi Generale, chiamami come credi e chiamami come ti pare, ma devi sempre servire qualcuno, devi sempre servire qualcuno. Ma devi sempre servire qualcuno.